Stazione di servizio Six Petroleum di Agnello De Marinis, in via Santa Maria delle Grazie 140, Nocera Superiore. Dopo la conclusione del ricco calendario di appuntamenti che ha scandito i giorni della festa patronale, si appresta ad entrare nel vivo il cartellone di eventi approntato dall'amministrazione metelliana, ed in particolare dall'assessore alla cultura Armando Lamberti, per la seconda parte del mese di settembre. Si comincia questa sera alle 19 con l'inaugurazione della mostra Salernitani con la valigia, a cura di Antonio Corbisiero, allestita nella sala espositiva del complesso monumentale di San Giovanni al Borgo. È una mostra intellettuale, storica, anche letteraria, diretta dal giornalista del Mattino Antonio Corbisiero e dal centro studi Pascal D'Angelo, diretto dallo stesso Antonio Corbisiero. È una mostra, da come dice il titolo, che appunto narra delle esigenze non solo storiche ma anche vitali di quelli che sono stati gli emigranti della nostra terra, gli salernitani con la valigia. E ovviamente questo è un progetto che abbraccia i secoli, abbraccia dall'Ottocento al Novecento fino ai nostri giorni, quindi parliamo di professionisti che hanno avuto appunto la loro fortuna fuori dal territorio salernitano e campano. Ovviamente non è una mostra, come dire, che vuole in qualche modo dare il messaggio che si deve per forza emigrare, no, principalmente sono professionisti eclettici che hanno avuto fortuna appunto fuori dalla nostra terra, ma sempre conservando la tradizione e rendendola trasfigurata. Quindi si parla dalla letteratura alla storia, al giornalismo, ci saranno personalità come Venanzio Postiglione, insomma, che è stato premiato come il vice direttore del Corriere della Sera, ma ci sono persone come Ferrara, Abel Ferrara, che vengono da Sarno, Farfariello di Cava, insomma, è una mostra che vuole raffigurare, vuole rappresentare le origini storiche, ma soprattutto vuole come dire, far studiare ciò che la letteratura dell'immigrazione, ecco un punto molto, molto importante della nostra letteratura, vuol dare appunto agli studiosi. Sempre questa sera alle 21 al complesso monumentale di San Giovanni è in programma lo spettacolo musicale Uninà, liberamente tratto da Locunto degli Cunti, con la direzione artistica di Carmine Califano, che vedrà protagonisti il collettivo H e l'ensemble Liceum. Si proseguirà poi fino al 30 settembre con una serie di appuntamenti che spazieranno dalla musica al cinema, al teatro e allo sport, illustrati questa mattina al Palazzo di Città Metelliano nel corso di un'apposita conferenza stampa. Ci sono tutta una serie di manifestazioni nei giorni successivi, a cominciare dalla breve rassegna che abbiamo voluto dedicare a Massimo Troisi. Allora ci sono degli incontri conversazione sull'opera, diciamo sulla produzione cinematografica e non solo di Massimo Troisi, c'è la presentazione di un bellissimo libro curato da due autori molto bravi e pubblicato dall'Istituto Luce, saranno ovviamente presenti anche gli autori, e poi ci saranno tre film particolarmente significativi, la cui regia appunto di Massimo Troisi. Sarà ospite di Cava dei Tirreni Anna Pavignano, che è stata, diciamo, compagna per tanti anni di Massimo Troisi, nonché la sceneggiatrice di tanti suoi film. Ci sarà anche la direttrice dell'Istituto Luce, Gabriella Macchiarulo, e ci saranno poi un'altra serie di manifestazioni. Abbiamo cercato, come dire, di rendere viva la città piena di fermenti culturali, artistici, anche in questo inizio di autunno, che fa da preludio alle manifestazioni che si terranno nel mese di ottobre e che poi, diciamo così, avranno un loro naturale prosieguo con il cartellone, la programmazione natalizia, che sarà quest'anno particolarmente intensa. Ci stiamo già lavorando da mesi.